Simply the best. You're simply the best. Oh yeah. Ciao. Ciao Andrea e a tutti gli amici spettatori di Calcio Pazzo. Siamo tornati con questa nuova top e flop di Serie A. Giornata non mi ricordo. Ragazzi miei, veramente tanti top questa settimana, ma anche tanti flop che hanno deluso e hanno fatto smadonnare al fantacalcio. Sì, cazzi. Ma ci arriviamo con calma perché il primo top di questa settimana è Di Carmine, ragazzi. Doppietta di quelle spaventose, ho fatto anche volare il foglio. A momenti regala qualche emozione e qualche punto al Verona, ma poi l'Atalanta, ragazzi miei, la conosciamo bene, è una squadra veramente appizzatrice. Di conseguenza, bella doppietta, ho deciso di inserirlo nella Simply the Best. C'è da dire che il gol rilancio con le mani sarebbe stato da annullare, ma non l'hanno annullato, quindi ha fatto la doppietta, non ce ne frega. Secondo, ragazzi, Luis Alberto, uomo assist, il migliore in assoluto finora in Europa, nel mondo, nell'universo, una cosa di quelle pazzesche, ha fatto 876 assist, ne ha regalati ben due nella partita Lazio-Juventus, non una partita qualsiasi, e quei due assist hanno consentito alla Lazio di portarsi a casa una vittoria veramente incredibile, 3-1 sulla Juventus. Pippo Falco. Ragazzi, no, il confetto Falco, Pippo Falco. Pippo Falco, un nome, un programma, evidentemente. Ma no, sto scherzando, però insomma, quando gli hanno dato Lecce, oh, faccio rivolare il foglio. Lecce Genoa 2-2, partita pazzesca e a due facce, perché nel primo tempo il Genoa si porta sul punteggio di 0-2, grande Pandev, grande quel gol da centrocampo, tutto quello che vi pare. Nel secondo tempo Liverani azzecca i cambi, Tabanelli, ma soprattutto Pippo Falco che fa un gol e un assist, quindi uno dei migliori di questa settimana. E poi ho deciso di inserire Super Mario Balotelli perché con quel gol ha regalato una vittoria pazzesca in uno scontro salvezza veramente pazzesco. SPAL Brescia, Brescia che attualmente quindi dall'ultimo posto in classifica scavalca la SPAL al penultimo e li costringe proprio all'ultima posizione. Ansaldi, altro uomo veramente decisivo questa settimana in Torino-Fiorentina, fa un gol, fa un assist, direi che c'è veramente poco da aggiungere, quindi anche per lui simply the best. Poi abbiamo un giocatore nel limbo, quindi non è né best né chess, potrebbe essere sia uno che l'altro, ma non capivo bene dove dovevo piazzarlo, Sto cazzo! Manca la fregna. Hernandez, perché? Bologna-Milan, punteggio di 2-3, il Milan se la porta a casa. Hernandez, dopo che ha visto il gol di Piontek, ha detto non me posso far superare proprio da Piontek come miglior marcatore del Milan finora, ha buttato anche lui una palla in rete. Per un terzino 4 gol stagionali in 15 partite, 16 partite, insomma è veramente tanta roba. Poi però, ragazzi miei, l'autogol subito, perché dice non riesco a farne un altro nella porta del Milan, nella porta del Bologna, a sto punto me lo faccio nella porta mia, così supero Piontek, ha capito che non vale. Vabbè, comunque sia, per l'autogol quindi diciamo limbo, altrimenti sarebbe stato sicuramente simply the best. Per quanto riguarda i chess, vado molto rapidamente, Immobile, Berardi, Petagna e Quagliarella, siete dei pirla, in quattro addirittura a sbagliare un calcio di rigore, ce ne vuole veramente. Oh, hanno dato quattro, oh, dici che di solito è più facile segnare, oh, quattro deficienti, io per chi ce l'ha, io uno di quelli ce l'ho al fantacalcio per quel numero del culo. Immobile, Berardi, Petagna e Quagliarella. Bu, bu, Pippo, Pippo, bu, bu, Pippo, Pippo, bu, bu, Pippo, Pippo, bu, 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 bu. Ciao Andrea, a tutti gli amici spettatori di Calcio Pazzo, una buona serata, un buon pomeriggio, non lo so quando pubblicherà questo video, ragazzi miei, ci vediamo alla prossima con un nuovo Simply the Best / Simply No Chess.